Con Luigi Genovese, titolare di Sadigas, parliamo di questa azienda nata nel 1986, che si è allargata e si è sviluppata con il passare degli anni, è diventata naturalmente un riferimento per la città di Avellino, ma per l'intera provincia nel settore energetico. Sadigas nasce nel 1986, lo ricordo bene, e fu io stesso a coniare quel nome che vuol dire Servizio Assistenza Tecnica Impianti Gas. Lo scopo era quello di fare assistenza tecnica alle caldaie. E poi riuscì ad organizzare, fare un'organizzazione tale da poter occuparmi delle varie branche dell'idraulica, impianti di riscaldamento, climatizzazione e caldaie. In questi più di 30 anni crediamo di aver fatto un buon lavoro e aver soddisfatto migliaia di persone. Sadigas dunque in continua crescita, come dimostra anche l'inaugurazione da qualche mese della nuova sede in via Capozzi ad Avellino. Abbiamo cercato di essere più visibili agli occhi della gente e comunque di essere più presenti con i nostri servizi. In questo periodo ci stiamo occupando principalmente della igienizzazione della climatizzazione che dopo questo brutto periodo del coronavirus la climatizzazione è diventato un settore abbastanza delicato. Noi siamo organizzati, facciamo il nostro lavoro di igienizzazione in quattro fasi. Abbiamo la prima fase dove usiamo degli sgrassatori, dopodiché usiamo il risciacquo con acqua a pressione, usiamo poi la sterilizzazione con vapore secco a 120 gradi e alla fine usiamo il disinfettante. Questa tipologia di servizio sappiamo di essere gli unici ad usare il vapore secco proprio per dare una certezza assoluta al cliente di dare la qualità dell'aria negli ambienti sia domestici che commerciali. Climatizzazione dunque che è diventato un fattore importante soprattutto in questo periodo di coronavirus. In queste settimane naturalmente fa tanto discutere anche il decreto rilancio che prevede l'ecobonus, un sistema di operazioni legate anche all'efficientamento energetico. Come si pone rispetto a queste normative del governo, la Sadigas e Luigi Genovese in particolare? Sicuramente questa sarà un'operazione, quella prevista dal governo, molto importante, sia per noi del settore che per tutti i cittadini che volessero usufruire di questi vantaggi. Va detto che a tutt'oggi comunque non sono ancora definitive le linee guida, dovrebbero uscire a quanto si dice tra qualche giorno. Questo sarà un gioco di squadra perché gli interventi prevedono varie figure, da noi esecutori del lavoro, ai tecnici, ai progettisti, ai ingegneri termotecnici, perché è importante, si lavorerà tutto sull'efficienza, sull'innalzamento dell'efficienza energetica di un ambiente. Ci sono delle limitazioni, perché diciamo che tutti quegli ambienti, quegli appartamenti, come dire, serviti da caldaie autonome o da climatizzatori autonomi, almeno fino ad oggi, non rientrano in questa situazione. Possono usufruire sempre delle detrazioni fiscali che riguardano il 50%, il 65% e il conto termico. Mentre con l'ecobonus si ha a che fare solo per le parti condominiali, anche per gli impianti di riscaldamento, quindi per impianti di riscaldamento centralizzati. A proposito di chiarezza, di fatti ancora da definire, molti cittadini avellinesi, ma non solo, si chiedono se la sostituzione della caldaia possa rientrare nell'ambito dell'ecobonus 110%.
Parliamo di sostituzione di caldaie centralizzate che riguardano tutto un condominio, per cui le caldaie autonome che si trovano negli appartamenti, fino a quando è stato definito oggi, fino ad oggi, non rientrano in questa situazione. Per cui sono interessate tutte le parti condominiali in comune di un condominio. Mentre per gli ambienti, le abitazioni unifamiliari, là il discorso rientra nell'ecobonus. Ad Avellino bisogna dire che da questo punto di vista, diciamo così, potrebbe essere, per quanto riguarda l'impiantistica, gli impianti di riscaldamento potrebbe essere penalizzata, perché sono rimasti abbastanza pochi i palazzi forniti da impianti centralizzati. In ogni caso sarebbe una buona opportunità, perché comunque sono impianti obsoleti e quindi sarebbe il caso, in poco, sia ai fini dell'efficienza energetica, dei consumi, ma soprattutto, di cui se ne fa un gran parlare, ai fini dell'inquinamento, sarebbe opportuno intervenire su questi impianti, sugli impianti centralizzati, con la sostituzione della caldaia, con la messa in sicurezza della rete, delle tubazioni. Insomma, ci sarebbe tanto da fare, considerato che i palazzi ad Avellino risalgono tra gli anni 60 e gli anni 70 con questi impianti. Ricollegandomi proprio alle sue ultime parole, quanto è importante avere un appartamento, uno stabile con un efficientamento energetico tale da abbattere anche i consumi? Beh, fondamentale, perché tu immagina che un appartamento ben protetto. Io sostengo sempre che per abbattere i consumi c'è bisogno di tre componenti: un buon impianto di riscaldamento, una buona coibentazione e degli ottimi infissi. Avendo queste tre componenti, i consumi si ridurrebbero, ma di tantissimo, senza esagerazione, credo anche del 50%. Perciò in prospettiva sono degli interventi che possono favorire tantissimo. L'unico dubbio a me rimane, quello che non mi lascia tranquillo, ovviamente, è la parte burocratica di questa situazione, perché, come purtroppo sappiamo benissimo, in Italia la burocrazia è quella che è. Per cui non è tanto i tempi per la realizzazione degli interventi, ma per la parte burocratica, che immagino possa impiegare tantissimo tempo. Cioè quella legata all'approvazione del progetto? All'approvazione del progetto, all'approvazione dei finanziamenti, perché anche la parte finanziaria è un altro punto interrogativo. Perché ovviamente questi sono interventi che dovrebbero essere a costo zero per l'utente finale, perché c'è la famosa cessione, c'è lo sconto in fatture o la cessione del credito alle aziende che fanno gli interventi. È ovvio che da parte delle aziende ci si chiede a che costo io mi carico del credito. Ovviamente ci deve essere l'intervento delle banche, di istituti finanziari a sostegno di tutto ciò. C'è tanto da fare, in prospettiva immagino che ci sarà tanto da fare. Bisogna andarci un poco con i piedi di piombo, insomma. Io vedo tanta euforia in giro, perché finalmente ben vengano queste cose, però bisogna un poco andare con i piedi di piombo. Per ogni altra informazione per i cittadini utenti avellinesi basta rivolgersi a Sadigas. Siamo qua con una squadra di ingegneri e di termooperatori pronti a soddisfare le esigenze di qualsiasi genere di tutti.